torneremo al sistema che ci ha dato più soddisfazioni sia in termini di risultati che in termini di prestazioni. Per quanto riguarda Maniero sta bene e se la gioca. Non ha più possibilità di altri, ce l'ha come gli altri. L'anno scorso c'era un giocatore unico nel suo genere che era Brugman, e quest'anno abbiamo uno che è Palmiero. Quando non ce l'hai cambia il modo di giocare, nonostante abbiamo interpreti con caratteristiche diverse che secondo me hanno fatto anche bene, vedi Castanos. Io se la squadra non funziona e la squadra è in difficoltà, la responsabilità è la mia, ci mancherebbe altro. Ma io credo fermamente che quel modulo possa funzionare. Però è chiaro che i fatti non mi hanno dato ragione, per cui devo fare assolutamente autocritica e mi prendo responsabilità. Giocando in casa dobbiamo assolutamente vincere, però comunque il calcio ha insegnato a tutti noi che non è mai scontato. Il Trapani viene da un periodo dove ha raccolto anche dei punti non giocando nemmeno male. E adesso viene da un cambio allenatore, per cui un cambio allenatore a brevissimo termine porta sempre qualcosa, sicuramente in termini di atteggiamento, dove tutti si rimettono in gioco, no? Chi magari ha giocato poco potrebbe trovare spazio, eccetera. È chiaro che nessuno ha la bacchetta magica, per cui Trapani occupa quella posizione, così come dico che noi abbiamo i punti che meritiamo, la stessa cosa vale per il Trapani. Quindi, sarà sicuramente una battaglia anche per caratteristiche del mister Castori, che insomma è un allenatore super esperto che dà alle sue squadre quel tipo di atteggiamento, mette anche tanta qualità in campo sicuramente, quindi una squadra assolutamente da temere. Dopo lo 0-3 in casa con Crotone è stato un bel momento delicato sicuramente. Questo è delicato, però è chiaro che noi se avessimo 2 punti in più, ma non dico 15, se avessimo 2 punti in più che avevamo praticamente maturato in casa col Venezia. Non dico stiamo parlando di altro, però è talmente sottile l'equilibrio purtroppo che oggi stiamo parlando giustamente di un trend negativo, come giusto che sia, però una vittoria oggi per la classifica così come è corta cambia totalmente gli scenari, quindi non dobbiamo essere belli concentrati nel sapere quello che dobbiamo fare e quello che vogliamo fare, però dobbiamo stare molto attenti perché insomma, domani c'è una squadra molto molto temibile che nasconde delle insidie, per cui non dobbiamo sbagliare.